giorno e la storia. Oggi è il 14 novembre. Nel 1831 muore Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 1951, Polesine, il Po esonda e travolge tutto. 1991, autorità americane e scozzesi accusano la Libia per l'attentato di Lockerbie. Commenta il fatto del giorno Giorgio Mulè, direttore di Panorama. Arriva Carlo d'Inghilterra, ma non arriva l'erede al trono. Novembre 1851. Viene pubblicato il romanzo Moby Dick di Herman Melville. L'enorme balena bianca e il fosco capitano Ahab entrano nell'immaginario di milioni di lettori. Novembre 1922. La British Broadcast Corporation inizia trasmissioni radiofoniche regolari. 10 anni più tardi approderà in via ancora sperimentale nel territorio della televisione. La BBC è tuttora uno degli operatori televisivi più autorevoli del mondo. Per tutti gli inglesi, che la conoscono da sempre, l'azienda è come una persona di famiglia e la chiamano semplicemente auntie, zia. Novembre 1951. Nel Polesine, il Po, gonfiato da giorni di pioggia incessante, esonda e travolge tutto. L'alluvione provoca 84 morti e più di 180.000 senza tetto. Da tutta l'Italia arrivano volontari a portare aiuto. Anche il presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, visita il Polesine a 2 giorni dalla devastazione. Sole autunnale, una lieve serena carezza, ad un tratto l'incanto si spezza, tutto intorno si vede mutare. Le campane suonando a martello, dan l'avviso alle genti avvilite, su fuggite, fuggite, fuggite. Dove prima la gente gioiva, è un'immensa laguna di morte, piove sempre più forte, l'acqua sale più ancora. Polesella e occhio bello, tutto il Polesine rovigo allagate, contarina e cavarsene solo.
affollate, tragica sorte della popolazione. E ad Adria, la bella cittadina, 30.000 abitanti isolati, strumenti e viveri avio portati, aeroplani, elicotteri e barconi. C'è chi piange il figliolo perduto, chi la mamma, la sposa, il marito, chi la casa, il mobilio sparito, che nessuno ridargli potrà. E ciascuno da quanto può dare, nella gara di gran fratellanza, per far sì che ritorni speranza in quei cuor che non sperano più. 14 novembre. Riuniamo il comitato di emergenza. È arrivata notizia che il Po ha rotto l'argine sinistro all'altezza di Occhiobello. novembre 1985, Padova. L'equipe guidata dal professor Vincenzo Gallucci esegue il primo trapianto di cuore in Italia. Il paziente è Ilario Lazzari, un falegname veneziano da 2 mesi in terapia intensiva. Il nuovo cuore gli viene donato da Francesco Busnello, un ragazzo trevigiano di 18 anni, morto in un incidente stradale. L'intervento dura oltre 7 ore. novembre 1991. Le autorità americane e scozzesi accusano gli agenti segreti libici Abdel Basset Ali al-Megrahi e Al-Amin Khalifa Fima dell'azione terroristica contro l'aereo della Pan Am esploso il 21 dicembre 1988 mentre era in volo sulla cittadina scozzese di Lockerbie. L'attentato causa la morte di 270 persone, in maggioranza statunitensi e britannici. Al termine di un lungo contenzioso fra Libia e comunità internazionale, soltanto nel 1999 i due libici voleranno in Olanda per essere processati da un tribunale scozzese. Nel 2001 la Corte giudica Abdel Basset al-Megrahi responsabile dell'attentato, punendolo con l'ergastolo. L'altro imputato, Al-Amin Khalifa Fima, viene assolto. novembre 1948. Nasce Carlo, principe del Galles ed erede al trono del Regno Unito. A 33 anni, il 29 luglio 1981, sposa Diana Spencer, che gli dà 2 figli, William e Harry, da cui divorzia nel 1992. I problemi del matrimonio alimentano per anni le prime pagine dei giornali scandalistici. Nel 2005, dopo 30 anni d'amore clandestino, sposa Camilla Parker Bowles. Carlo d'Inghilterra, il principe di Galles, rappresenta certamente una figura a cui tutti guardiamo, a volte con sentimenti anche un po' di pena, a quest'uomo che ha sempre studiato per fare il re, ma non è mai riuscito a diventarlo. Perché? Perché ha una mamma, una regina, che dal 1953 seduce, governa, regna l'Inghilterra. Carlo non è mai stato un re, è stato vittima o comunque partecipato al grande circo dello Star System, essendo lui re, quindi con questo sangue blu. Lady Diana, i figli Harry, William, questa eredità pesantissima che si è portato nel tempo, la storia d'amore con Camilla Parker Bowles tenuta per oltre 20 anni segreta e soltanto in tarda età rivelata. Alla soglia dei 70 anni, Carlo d'Inghilterra
non ha ancora chiaro quale sarà il suo destino, ma è certamente il destino di un uomo triste e fortunato che nel bene o nel male farà parlare di sé non in questa vita, ma soprattutto quando non sarà più tra noi. Il 14 novembre 1831 muore a Berlino il filosofo idealista Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nato a Stoccarda il 27 agosto, nel 1807 pubblica la Fenomenologia dello spirito. Dal 1818, quando viene chiamato a insegnare all'Università di Berlino, comincia il periodo del suo massimo successo. I suoi corsi vengono pubblicati postumi, lezioni sulla filosofia della storia, estetica, lezioni sulla filosofia della religione, lezioni sulla storia della filosofia. Hegel, facendo un paragone con la tragedia greca, dice: gli uomini moderni sono sottoposti alla politica come i greci erano sottoposti al fato, cioè la politica è il destino del nostro tempo. Certamente. E questa battuta, diciamo, hegeliana ci rinvia a proposito dell'azione, cioè dell'azione e spesso della tragicità, diciamo, dell'azione. L'azione è interamente libera, che l'uomo d'azione è sartrianamente condannato ad essere libero, appunto perché non ha alcun appiglio quando agisce. Ciò non significa naturalmente che l'azione è qualcosa di gratuito, qualcosa di irrazionale. Hegel è molto chiaro su questo punto. L'azione va razionalizzata il più possibile. Tuttavia, egli dice, è impossibile razionalizzarla fino in fondo, proprio perché, come suol dirsi, il futuro è sulle ginocchia di Giove. Io agisco, però la mia azione poi si intreccia con le azioni degli altri, si incontra o scontra con le situazioni. C'è dunque un elemento di rischio, di incertezza quando si agisce. È un elemento di rischio e di incertezza che è però connaturato al nostro mestiere di uomini. Detto questo, quando si agisce in senso forte, cioè a dire quando l'uomo d'azione, Giulio Cesare, Alessandro, Napoleone, agisce in senso forte, allora la sua azione può implicare costi umani spaventosi, e può anche implicare costi umani tali da non essere giustificati, cioè in certo senso inutili, perché io non so se la mia azione avrà senso, se contribuirà alla crescita del senso. Questo io non so, non lo posso sapere, lo saprà lo storico di domani, lo saprà il filosofo di domani. C'è la famosa frase ripresa da Hegel: non c'è eroe per il proprio cameriere. Però, come aggiunge Hegel, certamente non c'è eroe per il proprio cameriere, ma non perché l'eroe non è eroe, ma perché il cameriere è cameriere. Cioè il cameriere non si accorge, non capisce che cosa, qual è la sostanza dell'azione dell'eroe e si ferma invece agli aspetti, per così dire, particolari o addirittura privati dell'eroe. Ma molti camerieri, a cui pensava Hegel, sono anche camerieri, per così dire, storici. Cioè sono i camerieri che, invece di pensare a Giulio Cesare, pensano alle passioni di Giulio Cesare. Ma ci sono celebri pagine hegeliane: il male viene invece perdonato dallo storico. E quando viene perdonato dallo storico, allora si vede che magari quella passione era un'astuzia della ragione, perché è servita, per esempio, alla conquista della Gallia. Oppure che una determinata azione che pareva priva di senso ha avuto la sua importanza nel determinarne un'altra che poi è stata sensata. Quindi, quando noi diciamo astuzia della ragione, ci poniamo dal punto di vista dell'azione conclusa, dell'azione compiuta, del processo conchiuso. Allora, andando indietro, si può dire: qui c'è stata appunto un'astuzia della ragione, le cose sono andate così, il senso ha prevalso, c'è stata una nuova produzione di senso. Naturalmente questo non succede sempre, disgraziatamente non succede sempre, anzi, spesso, qualche volta, le cose invece diventano, diciamo, storicamente inutili. E qui si pensa sempre alla diversa valutazione che Hegel faceva della
guerre persiane sensate e della guerra del Peloponneso dannosa. Novembre 1893. Nasce a Milano Carlo Emilio Gadda. Primo di tre fratelli, Gadda sboccia come scrittore negli anni 50. Nel 1950 Gadda si trasferisce a Roma, dove lavora per i servizi culturali della radio in Rai. Nel 1953 ottiene il suo primo successo di scrittore con Novelle del Ducato in fiamme, un'ironica rappresentazione dell'ultimo periodo del fascismo. Nel 1957 esce il suo libro più conosciuto, Quel pasticciaccio brutto di Via Merulana, un romanzo giallo ambientato nei primi anni del ventennio, da cui viene tratto il film Un maledetto imbroglio del regista Pietro Germi. Muore a Roma nel 1973. Avere una ramazza in spalla, come questi qua, e andarmene, trascinando le mie scarpe nel buio. Un posto di spazzino del municipio non lo farò mai, non ho le carte in regola, non vedo come potrei arrivarci. Alle ore della notte tu ti rivolti nel letto e un qualche cosa ti opprime, magari la cattiva coscienza. Tu li senti, la città si è purgata dei rumori e più non frastorna con il suo trambusto il corso delle tacite stelle. Allora ti pare di destarti da quella gran pena di vivere, di aver dimesso, risvegliandoti, una somma che troppo faticavi a portarla. E nell'ora buia e silente ti arriva lo sdrusciare di una ramazza sopra l'asfalto, d'un'altra, d'una più lontana, che paiono lentamente attraversare la via. Nessuno vi passa. A tratti un coperchio metallico ricade sopra una cassa metallica. È la nettezza urbana che ha deglutito la porcheria urbana. 14 novembre 1989 muore il regista Enzo Trapani. Per la Rai dirige Non Stop, tre edizioni del varietà fantastico Te la do io l'America e Te lo do io il Brasile, un varietà ideato e condotto da Beppe Grillo. Nel 1985 è alla regia di Il tasto matto, il programma che segna l'esordio televisivo del trio. Sì, è proprio vero. Con tasto matto li vuol schiacciare lui. Invece Trapani è la prima volta, mi pare. È la prima volta che sono davanti alle telecamere, ecco, sono sempre stato immediatamente dietro. Come voi sapete tutti, Enzo Trapani è un notissimo regista televisivo e anche lui ha diritto, insomma, a essere commemorato, perché questa è una specie di commemorazione, sai. È una vita per la TV sarebbe.